Questi profumi low cost li dovreste avere tutti. Ciao a tutti! Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Cristina e oggi parliamo di profumi low cost, video che vi piacciono sempre molto. Sapete che piacciono anche a me, ma non è sempre così semplice trovare dei low cost e anche trovare qualcuno che mi pettini prima di iniziare i video, ma direi di cominciare subito, non perdere troppo tempo perché c'è più di qualche profumo di cui vi devo parlare, per cui ciucciamo. Allora, io partirei subito da una categoria di profumi che, cioè, è un profumo che vi faccio vedere, ma in realtà ho deciso che come mission quest'estate la mia sarà questa, cioè quella di promuovere a tutto spiano le acque profumate di Acquolina. Sono acque profumate che ci sono da quando ero ragazza io, quindi da una vita, e rimangono per me sul mercato ad oggi alcuni dei prodotti che hanno un rapporto qualità-prezzo migliore che ci siano. Io in questo caso oggi vi parlo di questa che si chiama Pop Lovers, è una delle ultime uscite, io peraltro l'ho trovata per miracolo perché era l'ultima. È una acqua profumata che profuma di popcorn, profuma di popcorn vanigliato, direi popcorn al caramello, veramente veritiera. C'è una nota di popcorn azzeccatissima, cioè proprio assolutamente stupenda. È veramente, non lo so, mi sono innamorata di quest'acqua perché poi diciamo che questo sentore popcornoso di mais, si sente il mais cotto, bruciato, scoppiato, no? Si sente per buona parte l'evoluzione del profumo, poi va diciamo così attenuandosi, ma rimane un odore vanigliato molto buono. Peraltro, pur avendo un sentore così importante, così particolare, è molto portabile, molto delicata, è veramente proprio bella questa acqua profumata, ve la consiglio assolutamente. Peraltro io vi consiglio tutte le acque di Acquolina, cioè perché secondo me ce ne sono alcune che sono veramente uno spettacolo, cioè questo è zucchero a velo di Acquolina, che me lo sono spruzzato poco fa qua, credo che sia uno dei profumi, che alla fine è una vaniglia, migliori che possiamo trovare in commercio a questo prezzo. Quanto costano le acque di Acquolina? 11 euro? 12 euro? Non lo so, veramente top. Altro profumo che ho scoperto da pochissimo tempo e di cui mi sono innamorata follemente, perché secondo me è un profumo bellissimo, io l'ho trovato in uno di questi negozi stile Tigotà, acqua e sapone, ma sono negozi privati, ecco, quindi non sono catene, e si chiama Vanille, appunto, del brand Les Essentiels, eccolo qua. Questo profumo mi ha fatto impazzire letteralmente, adesso lo spruzziamo insieme e poi ne parliamo. Mi sono proprio innamorata, è peraltro un eau de parfum da 80 ml con il 98% di ingredienti di origine naturale made in France. Note in apertura di bergamotto e mandorla, gelsomino, orchidea sono nel cuore, mentre sul fondo abbiamo miele, vaniglia e musco. Allora, tutti questi sentori si sentono tutti? Secondo me è un profumo che ha una nota mielata e mandorlata parecchio cioè importante. È un profumo che vi consiglio se vi piacciono comunque i profumi dolci. Io comunque uso profumi dolci anche d'estate, quindi per me non è un problema insomma queste tipologie di profumo, però capisco che per alcuni possono risultare un po' too much. Mi piace tantissimo, mi è proprio piaciuto da subito. Ha una durata direi media, allora l'ho pagato circa 15 euro, credo, si trova anche online tranquillamente, ed è un profumo che ha proprio quel sentore un po' mandorlato, mielato, ma si sentono anche, direi che secondo me questa parte che io sento parecchio femminile, no? Questa vaniglia è una vaniglia molto sensuale secondo me, è data dall'orchidea, io credo che sia quello il diciamo quel senso che sento io.
Ma è veramente buonissimo ed è un low cost assoluto. Poi passiamo a due acque profumate che io ho trovato in farmacia, sono due acque di Eufidra. Quest'anno Eufidra è uscita con due acque profumate, cioè due, con diverse acque profumate. Io ne ho prese due, infatti adesso approfitto per, cioè le sto tirando fuori e dentro dalla confezione da non so quante settimane, perché comunque mi piace moltissimo. La confezione sono tutte diverse, peraltro, anche le altre sono tutte diverse. Mi piace molto anche quella Fior di Cotone, fa di muschio bianco. Parliamo innanzitutto di questa che è quella ai fiori di ciliegio. Ripeto, ce ne sono diverse. Io ho scelto queste due perché erano le mie preferite. Allora, questa ai fiori di ciliegio è secondo me un sentore fiorito, sì, ma io sento anche del fruttato. Secondo me ci sono dei frutti rossi. È un'acqua profumata, diciamo che. Allora, sto per dire una cosa che potrebbe sembrare una cosa negativa, nel senso che cioè, inserire un profumo da farvi vedere, poi definirlo un profumo comunque abbastanza un sentore abbastanza classico e non innovativo, può sembrare una cosa brutta da dire, cioè nel senso non una, una caratteristica positiva. In realtà questo è un tipico odore che hanno alcune acque profumate d'estate, cioè non so se mi spiego, quelle proprio fresche, non impegnative. Ecco, io d'estate soffro molto, lo sapete, quest'anno sta ancora andando abbastanza bene dove abito io, nel senso che per me fa già troppo caldo. Già da mo' per i miei gusti, però diciamo che quei caldi che mi fanno proprio così evaporare e pensare veramente, cioè io pianto per il caldo a volte, quindi perché stavo male per il caldo, per cui questo vi dà un po' l'immagine di quanto piaccia a me il caldo, ecco. Però il mio amore per i profumi rimane, no? A volte io ho proprio bisogno di qualcosa di molto fresco, che mi dia un senso energizzante, qualcosa che mi dia una specie di colpo di risveglio, ma che non sia troppo impegnativo, che sia qualcosa che anche al mio naso non arrivi troppo intenso, troppo fastidioso. Ecco, questa acqua profumata mi è piaciuta tanto perché proprio io sento un odore fiorito, questo proprio dei fiori di ciliegio, i sakura, no? Sakura, come si chiamano, non lo so, come si dice, ecco, che hanno questo sentore un pochino talcato, un pochino poudré, però c'è, sono dei, come dei frutti rossi, ecco, mi è piaciuta tanto proprio perché è carina, ma non è invadente, è un, così, una presenza discreta che ti accompagna per direi un paio d'ore, non di più, sono acque profumate molto evanescenti, costano anche poco, però comunque secondo me sono, cioè, abbastanza goduriose, ecco. Questa invece è quella che mi è piaciuta più di tutte, che è bergamotto e patchouli. Questa veramente mi è piaciuta proprio tanto, tanto. Ha un sentore molto più di carattere. A me ricorda un profumo, diciamo nella sua versione più alleggerita, perché è un'acqua, un profumo di quelli, no? Quei profumoni degli anni 80, no? Non è un patchouli di quelli terrosi o di quelli un po' muffosi, stile cripta, ecco, per definire, insomma, per capirci. In realtà è un patchouli che è mescolato con questo bergamotto che dà un po' sempre quel senso, almeno a me personalmente come agrume mi dà sempre quel senso un po' di tè, no? L'odore del tè. Sarà perché io non sono una gran bevitrice di tè, l'unico tè che bevo è proprio l'Earl Grey, quello insomma il bergamotto, ecco, che ha quel senso, questo sentore di bergamotto. Ma è veramente buono, leggermente tabaccoso, è un po' più, ecco, questa è sempre un'acqua profumata leggera, qualcosa di non troppo impegnativo, non invadente, che non è, però già più di carattere, ecco, ce lo vedo meglio la sera, ecco. Comunque vi consiglio, così approfittando di queste due che ho scelto io perché mi piacciono, di andare in farmacia se vi trovate, sentirle perché sono veramente carine. L'ultimo profumo che vi faccio vedere, anche di questo, tutta la confezione, è questo e si chiama Boom e fa parte proprio della linea Boom di Jeanne Arthès, o Jeanne Arthès, come si chiama, che è, o Jeanne Art, perché me l'hanno dette tutte, me l'hanno dette, quindi io ancora non so come si dica questo nome, potrebbe
potete pure scrivermelo, ma tanto qualcun altro arriverà a dire che si dice in un altro modo. Ma la linea Boom, di cui io vi parlai così tantissimi anni fa, e poi questo profumo divenne virale quando ancora non c'era TikTok, divenne virale su YouTube, ma ovviamente nessuna mi aveva guardato, tutte quante l'avevano scoperto da sole, ricordatevelo, mentre sto scherzando, che era il Boom Sapin d'Amour, quello che sa di mela caramellata, un po' questa mela stregata, no? Questo si chiama Savon, io lo cercavo da una vita, l'avevo visto solo online e l'ho rivisto, l'ho poi trovato da DM ormai diversi mesi fa, ma non ve l'ho mai fatto vedere sul canale. Quale periodo migliore questo, di questo estivo? Comunque, vabbè, la confezione è molto carina, ma la confezione farà comunque una brutta fine. Sapete come sono le confezioni di Jean Arte o Jean Art, dite come volete, della collezione Boom, sono tutti uguali e sono veramente tutti buonissimi, secondo me. Sono carini per quello che costano, perché costano veramente pochissimo. E questo, che si chiama Savon, sa proprio di sapone. Allora, questo profumo sa di sapone, ma non... cioè, non pensate proprio a una saponetta classica, cioè a me questo ricorda il sapone, lo shampoo, ma direi che mi ricorda un sacco l'odore delle bolle di sapone, è la cosa che mi viene in mente più lampante, forse, io non so se qui, forse veramente voleva indicare questo, non lo so, però l'odore delle bolle di sapone è proprio buono. E poi vi devo dire la verità, tra i vari Boom, appunto, di questa linea che vi dicevo di Jean Arte, è quello, uno dei più persistenti, perché dura veramente tanto. Nell'evoluzione proprio diventa una specie di saponetta, anche abbastanza verde, quindi è proprio un profumo di quelli che va bene da dare o per la nanna, oppure comunque energizzanti per queste giornate caldissime, e costa veramente pochissimo. Cioè, io non so, online lo trovate, ragazzi, io non so se dal DM ce l'hanno dalle vostre parti o meno, però sono sicurissima che online lo troverete tranquillamente. Niente, io con questa piccola selezione di così nuove scoperte low cost ho finito qui. Sapete che quando ne trovo le raccolgo, e appena ne ho 4 o 5 scatta il video. Spero comunque di avervi fatto piacere, ditemi se conoscevate tutti questi profumi, qual è il vostro preferito, fatemi sapere. Io vi mando un bacione come sempre, ci vediamo alla prossima, ciao.